Allora, eccoci qua. Questo non è un post partita normale perché il vero e proprio post partita, ragazzi, ve l'ho pubblicato sul numero DS. Vi lascio il link qui sotto in descrizione per scaricare il numero DS per andarvi a vedere quel post partita che ho intitolato Il nulla condito col niente. Perché c'ho veramente i coglioni girati, perché mi sto vergognando, mi sto vergognando. E se mi vergogno io spero che si vergognino tutti qui dentro. Mi auguro veramente che si stiano vergognando tutti. Però voglio anche leggervi le parole di Arrivabene ad Azon, sempre sul numero 10. Quindi scaricate il numero 10 per trovare queste parole, per riguardarvele, riascoltarvele se ve le siete perse. E per il mio post partita, fatelo assolutamente perché lì parliamo di Monza 1, Juventus 0, mi sembra assurdo anche solo dirla, una cosa del genere. E invece invece voglio cercare di fare un ragionamento legato a quelle che sono le parole di Arrivabene, sperando che questo video possa già invecchiare male, perché adesso parlerà anche, no, la Landuccia ai microfoni, e io comunque dopo un momento del genere, dopo le parole di ieri al Corriere di Sconcerti, dopo la conferenza stampa di ieri, dopo questa partita, dopo il Benfica che praticamente ci elimina dalla Champions, io mi auguro che Allegri ai microfoni vada a dare le dimissioni, perché in questo momento è chiaro, lampante, che la squadra in questo momento non segua Massimiliano Allegri, che Massimiliano Allegri in questo momento non sia in grado di dare niente, niente a questa squadra, niente di più di quello che è, che sia in crisi profonda, che la squadra sia in crisi profonda, che la dirigenza stessa possa essere in crisi profonda, perché Arrivabene cosa dice? Arrivabene dice: mi aspetto una reazione da Juventus, ma non la chiamerei reazione, dalla Juve si pretende azione. Ogni partita ha una sua storia, deve dimostrare di portare con dignità onore alla maglia che si veste. Eccoci qua, vergognatevi, vergognatevi, vergognatevi. C'è il pensiero di cambiare guida tecnica? Cambiare guida tecnica sarebbe assolutamente una follia. Sapete cos'è la follia oggi? Ignorare tutti questi segnali evidenti di campo, quindi di prestazione e di risultati. Ignorare questi segnali di follia di un allenatore che vada a dare una conferenza, un'intervista a caso, non giustificata nemmeno dalla società Juventus, che è irritata da questa situazione in cui va a distruggere lo spogliatoio, perché oggi lo spogliatoio è distrutto. Questa è una follia, andare avanti con questa storia. In un mese, è un mese che abbiamo iniziato il campionato. I problemi vanno vissuti a 360 gradi, allora viviamoli a 360 gradi. Siamo usciti da anni difficili che hanno pesato sul tutto, non solo sul calcio, d'accordo? Il Covid è stato pesante per tutti, per qualcuno forse anche di più, per la Juventus economicamente, per qualcuno magari a livello pure familiare. Io per fortuna non sono tra quelli. Però la Juventus non è che può nascondersi dietro il Covid per giustificare l'operato scarso in questo momento dell'allenatore che allena la Juventus. Questa cosa non esiste. Questa cosa non può esistere. Quindi non ci sono i soldi per esonerarlo. È ancora questo il discorso? È ancora questo il discorso? Allora che si dimetta. Perché in questo momento non c'è nulla. In questo momento la Juventus è morta. C'è la squadra che non sta seguendo l'allenatore. La responsabilità è far funzionare la società Juventus, far processo e individuare subito il colpevole non aiuta la società a far lavorare la società sul programma. C'è un programma, benissimo, i programmi possono essere di successo o fallimentari. Questo che cos'è? È fallimentare! È fallito questo progetto! È fallito! Che era già uno schifo l'anno scorso. Si è deciso di andare avanti per vedere se è stato un incidente di percorso, se ci si è fermati. Si sta andando peggio! Si è nella merda più totale! Allegri non ha solo un contratto, ha un programma da sviluppare nell'arco di 3-4 anni, quindi cosa facciamo? Continuiamo ad andare avanti così? Andiamo avanti così, per altri 3 o 4 anni. Questa è la giustificazione, andiamo avanti così. Andiamo avanti così. Questo per 3-4 anni così, in cui usciamo dalla Champions praticamente a settembre, in cui la Salernitana va in avanti 2-0 contro di noi, in casa nostra, e addirittura in un momento in cui andiamo a perdere dal Monza. Andiamo avanti così, 3-4 anni. Abbiamo fatto un punto tra Salernitana e Monza, andremo avanti così. Monza non aveva mai vinto in Serie A, ha vinto oggi per la prima volta con la Juve, andremo avanti così. La stessa cosa vale per me, si cerca un colpevole, allora sono io, allora arriva bene, guarda. Mi dispiace perché secondo me arriva bene che Cherubini sono gli unici due a cui in questo momento si può dire poco, però se allora il colpevole sei te, va bene, allora voglio la tua testa. Che non conterà niente, però allora voglio la tua testa. Perché allora bisogna avere le palle, se no, di prendere decisioni. Bisogna avere le palle di prendere decisioni, senza nascondersi sempre dietro delle parole, delle parole, delle parole che vanno a smorzare l'ambiente cercando di caricarlo. Guardate che cazzo di ambiente c'è, che Di Maria si fa buttare fuori per colpa di questo ambiente qua, Stoliamo questa cosa, che è stato un coglione Di Maria. Ma sicuramente senza questo ambiente qua, una roba del genere non la fa. Era dal 2017 che non veniva espulso Di Maria.
Se le cose non funzionano in un certo modo, è compito mio da amministratore delegato farle funzionare. Benissimo, ecco, allora ci siamo. Questo è il discorso. Questo è il discorso. E allora è questo qui il discorso. Ti assumi le responsabilità. Allora ti assumi le responsabilità, cerchi di farle funzionare bene queste cose. Perché in questo momento cosa sta funzionando nella Juventus? Niente. Cosa salvi nella Juventus quest'anno? Niente. Cosa salvi in questo momento la Juventus? Niente. 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 Non so neanche cosa siamo in classifica, eh. Sono curioso. Classifica Serie A. Sono curioso. Sono curioso. Abbiamo vinto 2 partite, su 9 giocate. 7 partite disputate, 2 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta. 10 punti, mica male. 9 gol fatti e 5 subiti. Beh, non andiamo nemmeno tanto male. Siamo all'ottavo posto e adesso attendiamo che possano, non lo so, allungare anche quelle davanti, perché c'è anche questa possibilità qua. Sì, anche questa possibilità qua può assolutamente succedere, anzi è molto probabile che accada, quindi di ritrovarci veramente magari nella metà classifica di destra o quasi in questa pausa che inizia adesso, e quindi il momento giusto per cambiare la guida tecnica proprio adesso, per cercare di far funzionare le cose che non stanno funzionando. Servono umiltà, chiarezza e determinazione, perfetto, sono le tre cose che servono, sono le tre cose che servono in questo momento. L'umiltà di fare un passo indietro, l'umiltà di accettare che non si è più la squadra che si vinceva, che Allegri non è più l'allenatore che ha vinto, che non si è più la squadra a prendere d'esempio, che non bisogna nemmeno aggrapparsi al passato e dire ma la Juventus non ha mai esonerato nella propria storia l'allenatore in corsa. Si inizia l'umiltà di prendere coscienza della situazione, si inizia. Poi cosa parliamo? La chiarezza, guardate, è stata chiara la curva che chiede andate a lavorare, urla andate a lavorare. Lo Juventus Stadium, l'Allianz Stadium è sempre vuoto. Perché? Perché i biglietti costano troppo, i risultati non arrivano, la squadra non fa innamorare. Io non ho idea di quanta gente possa esserci allo stadio la prossima in casa, mantenendo questa linea qui. Ed è un fallimento pure questo, perché si uccide il tifo. In questo modo si uccide il tifo. Questo è abbastanza chiaro come concetto. Si sta uccidendo il tifo, si sta uccidendo l'amore, si sta uccidendo la passione. Determinazione, la determinazione di inseguire gli obiettivi, la determinazione di non fermarsi di fronte alle amicizie, perché se questo è il problema è da vergogna, doppiamente da vergogna, non solo i risultati che non arrivano, pure le amicizie che vanno a bloccare tutta questa cosa. No, no ragazzi, no, non ci siamo mica. Bisogna lavorare insieme e guardare avanti. Benissimo, bisogna lavorare insieme? Benissimo. E allora si chiede alla squadra, siete con l'allenatore? Se la risposta della squadra è no, si manda via questo tutti insieme, queste frasi fatte, questa voglia di far apparire sempre la Juventus come un negozio di caramelle perfetto. E bisogna guardare avanti, benissimo, guardiamo avanti, ma guardiamo anche indietro, perché questo modo di fare, questo modus operandi, questa cosa che stiamo vivendo adesso, è più facile che ci si ritorga contro, al contrario, è che quindi si scivoli indietro piuttosto che andare avanti, in questo momento è più facile scivolare ulteriori posizioni indietro in classifica piuttosto che recuperarne altre e andare avanti, perché qui non è nemmeno più il discorso di oddio cazzo se continuiamo così non vince lo scudetto, non è nemmeno più, vi giuro, nemmeno più il discorso del oddio cazzo se continuiamo così non andiamo in Champions, no, questo è peggio, se continuiamo così facciamo schifo, arriviamo a metà classifica, se non peggio, addirittura se non peggio, perché cos'è oggi questa Juventus? Questa Juventus è morta, è una squadra deceduta, sepolta, distrutta, senza l'anima. Ci avete strappato l'anima, ci avete tolto l'anima. In un mese, già l'anno scorso è andata male, ma si può giustificare un anno di lavoro per cercare di capire poi cosa si salva. Bene, cosa si salva? Niente. Dopo 40 giorni dall'inizio della stagione, una vergogna, uno schifo, una merda unica. E vi ricordo di andare sul numero 10, perché oltre a questo video c'è anche il post partita. Andatevi a gustare anche il post partita, del nulla condito con niente, dello schifo che ad oggi viene chiamato Juventus. Avete ucciso la Juventus, state uccidendo la Juventus, non si può fare così, che la Juventus è un'altra roba, non questo.